Martedì 3 giugno, prima fase del Consiglio Comunale post-alluvione a Senigallia. La sessione si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, dopodiché il sindaco Mangialardi ha ripercorso passo per passo tutta la mattinata del 3 di maggio. Un evento tragico, un evento sconvolgente che il 3 di maggio ha toccato tutta la nostra comunità, dove niente dopo quella data sarà come prima. In sala del Consiglio, gremita di gente, le polemiche non sono mancate. Il fiume non è una competenza del comune. Come non è una competenza del comune la ferrovia, Per favore, vi chiedo gentilmente di lasciar terminare il sindaco. Grazie. Al termine del discorso, il sindaco, quasi commosso, espone le sue considerazioni. Siamo stati veramente fortunati, pur perdendo 1.500 macchine, pur avendo 1.250 famiglie senza più niente, perché se non ci fosse stato qualcosa che faceva prevalere quel bene sul male che si era determinato, noi avremmo pianto centinaia e centinaia di morti. Poi è la volta dei consiglieri di minoranza, a partire da Paolo Battisti e a seguire Roberto Paradisi. Delle cose che ha detto il sindaco, dice all'inizio eravamo non coordinati, già questa cosa, allerta meteo, il 30 marzo, eccetera, eccetera, il fatto che appunto insomma c'era stato già un piano di previsione votato, emendato, insomma sviluppato, eccetera, eccetera, da anni ormai. Quindi ecco, il pensare che non si fosse coordinati ad un evento del genere, a un evento magari leggermente minore, perché comunque ci sono stati, questa cosa insomma un po' ci ha impressionato. Se il sindaco dice ho ordinato alle scuole di non evacuare, mi sono assunto responsabilità che non dovevo, o sono andato a firmare per l'interruzione del pubblico servizio, se ha fatto tutto questo in modo quasi eroico, perché quando ha visto che gli argini del fiume e che i fossi erano in stato di degrado assoluto non ha mandato squadre a pulire? Oppure, se riteneva che fosse solo della provincia, ma non è vero, non ha sbattuto i pugni contro la provincia di Ancona dicendo fatelo entro 2 giorni, perché qui c'è un rischio enorme, e laddove c'è un rischio enorme il sindaco assume decisioni assumendosi le responsabilità. Il Consiglio Comunale chiude poi i lavori con un grande gesto di responsabilità. Il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità dei presenti, quindi senza astensioni e senza voti contrari, 27 presenti, 27 voti a favore, ha votato 2 commissioni, una commissione che sarà una commissione di indagine e di inchiesta che si occuperà di verificare e accertare quello che è accaduto, e un'altra commissione invece che di fatto sarà la conferenza dei capigruppo potenziata dei presidenti di tutte le commissioni permanenti, che si occuperà invece della prevenzione e del sostegno alle famiglie alluvionate.